potrebbe essere davvero Rimini, la città destinata ad ospitare nel suo cimitero monumentale le celle e le spoglie di Lucio Battisti. Venerdì la salma dell'indimenticato cantautore morto a Milano all'età di 55 anni, che amava la Riviera, dove a casa vive il figlio Luca, verrà riesumata dal Camposanto di Molteno, comune di 3.000 anime in provincia di Lecco, per riposare altrove. Il prossimo 9 settembre ricorreranno i 15 anni dalla morte dell'artista e in vista dell'anniversario la moglie Grazia, Letizia Veronese e il figlio hanno deciso di traslare le spoglie. La notizia è ufficiale, il piccolo centro brianzolo si è già organizzato per garantire massima riservatezza alle operazioni che potrebbero svolgersi in breve tempo. Una rida di voci si sono subito levate attorno a quella che fino ad un paio di giorni fa era solo un'indiscrezione e che la stessa famiglia mai avrebbe voluto, visto il carattere schivo e riservato di Lucio Battisti, dare in pasto alla stampa. Un fatto privato che però è ben presto diventato pubblico e porta diritto alla Riviera, dove il cantautore laziale potrebbe riposare nel cimitero monumentale alle celle accanto a personaggi come Federico Fellini o René Gruau e da ultimo anche il fondatore della comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli. Non viene neppure esclusa la possibilità che la salma di Lucio Battisti venga trasferita a Roma, dove vive la vedova dell'indimenticato autore di tante splendide canzoni. Gli unici delusi al momento sono i 3.600 abitanti di Molteno che si vedranno sottratta la salma di Battisti a pochi giorni dal 15° anniversario della scomparsa. E a Rimini qualcuno già spera che l'indiscrezione diventi realtà. Lucio al cimitero delle Celle, in quella riviera che lo ha sempre amato e coccolato.